Va bene, siamo tutti bastardoni, siamo qua, io e il Visello oggi, perché Nello non c'è oggi, perché c'è solo lui. Nello! Oggi facciamo? Facciamo il Bischiop. Bischiop, Bishop by Vaping Gentleman Club, collaborazione con Ambition Mode. E benvenuti alla visione dall'alto del Bishop, atomizzatore MTL RTA, creato da The Vaping Gentleman Club in collaborazione con Ambition Mod. Penso che comunque ne avrete già sentito parlare. Io ho deciso di acquistare la versione, che aprendo la confezione e facendovi vedere anche velocemente il libretto di istruzioni, che tanto ve lo guarderete poi voi, se no che ci sto qua a fa, come dice il mio amico Andrea. Abbiamo all'interno della confezione il Bishop, che quando vi arriva, io ho preso la versione Gunmetal, arriverà con il tank in vetro specchiato, sembra quasi uno specchio. Avete un altro vetro di ricambio trasparente, che è quello che io prediligo e uso più spesso. Sotto nella confezione abbiamo ancora una chiavettina classica con croce, taglio e brugola, sacchettino di parti di ricambio con o-ring e viti per il deck, e poi ci sono tre sacchettini di air pin, dove uno è da 0,8, uno è da 1 mm, che sono quelli che ho praticamente già io all'interno del mio Bishop, quindi questi sono quelli da 1,2, perché a me da 1,2 non piace, è troppo arioso. E poi c'è anche il blind air pin, che praticamente è il pin forato, nel caso in cui voleste usare solamente un foro dell'air pin, tappate l'altro e avete appunto il tiro più decisamente più ristretto. Come potete vedere, l'ho appena lavato, pulito tutto, rimangono un po' di ditate sul tank, perché essendo in vetro a specchio rimangono un po' di ditate. L'atomizzatore è da 22 mm, a verificare, sì, ok, sono 22 e circa mm, preso di drip tip 40-45 mm circa, e andiamo a misurare anche il diametro, e come potevamo ben sapere è da 22 mm. Drip tip proprietario con due o-ring, un foro abbastanza generoso. Andiamo a svitare il tank pingendo. Eccolo qua, questa è praticamente la parte alta del deck, una parte filettata e un o-ring per il disegno classico solito di The Vaping Gentleman Club. Qui sotto rimane, chiamiamola, la campana con i due forellini dell'aria, e al di sotto il deck, che è fissato semplicemente con due o-ring. Questo è il deck, dove abbiamo una e una due vaschette anticondensa, questa parte che è la parte dove viene alloggiata la coil e dove si appoggerà da una parte e dall'altra il cotone, le due viti a croce. Parte inferiore abbiamo le solite classiche scritte e diciture che troviamo sempre sotto, comunque numero di serie, CE, Bishop, smaltimento, filettatura del pin 510, abbastanza sporgente. Mentre questa è la campana, come vi dicevo, o-ring di tenuta, e questa parte filettata che andrà appunto a far battuta con la parte superiore del tank. E all'interno,
spero che si veda. Allora ci sono i due air pin, ok, che si tolgono semplicemente spingendo col dito, e poi rimangono quei due forellini da dove scenderà il liquido. Ogni volta che voi tirerete all'interno della campana si formerà un circolo d'aria con una compressione tale che permetterà di bagnare il cotone senza doverlo andare a regolare nessun tipo di regolazione di caduta liquido e così via. Molto molto facile sia da rigenerare che comunque assemblare, perché avendo nella parte inferiore un disegno esagonale andiamo a mettere la parte dei fori del liquido in corrispondenza della coil, chiudiamo tank in vetro, andiamo ad avvitare la parte sopra del tank drip tip e in un attimo l'atomizzatore è decisamente montato. Io ho fatto anche questo acquisto perché avevo visto che a qualcuno gli si rompeva il tank, non so se per un problema del tank o un problema proprio delle persone che sono troppo aggressive. Allora cosa ho fatto? Ho trovato su un sito italiano questo tank sostitutivo in ultem, che oggi non monterò perché mi manca il drip tip che lo sto aspettando, ma in futuro vi farò vedere qualche foto con anche questo tank. Non ha un costo eccessivo, adesso non mi ricordo precisamente quanto mi sia costato, però un costo irrisorio. All'interno ci sono anche due o-ring e nel caso in cui vi interessasse c'è anche questa possibilità di acquistare un pezzettino di ricambio, andare a cambiare l'estetica del vostro Bishop. Ora veniamo alla parte della rigenerazione. Io ho fatto le mie prove, fino ad oggi ho praticamente sempre e solo utilizzato la punta da 2,5, però oggi vorrei cambiare un po', vorrei provare a fare una punta da 2,25, perché la punta da 2 non mi ha soddisfatto molto. Diciamo che la punta da 2 mi ha lasciato con un vapore, parer mio, troppo secco per quelli che sono i miei gusti e per quelli che sono i liquidi che io svapo, mentre la punta da 2,5 con un filo da Ni 80 28 gauge 5 o 6 spire, adesso non mi ricordo bene, mi sembra 5, mi ha soddisfatto. Però questa volta voglio provare a usare un 2,25. Coil fatta, cotone inserito. Come vedete, io non è che sono uno che sta a guardare infilare il cotone bene tutto preciso, io l'ho preso, l'ho rotolato, l'ho infilato dentro, proprio per farvi capire che è una rigenerazione facilissima. Poi cosa fate? Io punto la forbice in fianco al deck e mi sposto leggermente e taglio, quindi una e due, dopodiché gli do una lieve sfibrata al cotone. Nonostante tutto io uso il Cotton Bacon Prime e non ne avrebbe neanche decisamente bisogno, però io glielo do lo stesso. E poi questa parte in più che ho sfibrato la taglio ulteriormente, sempre a filo, senza esagerare, cioè rimane forse appena fuori dal deck. A volte la taglio anche decisamente più corta. Ora diamo una bagnatina con Madagascar Reserve, ovviamente a nicotina zero. Questi atomizzatori nuovi sono carichi di HIT e non mi piace più sentire la nicotina. Diamo due piccole attivazioni, andiamo a aprire la campana che l'andiamo a inserire qua, quindi fori dell'aria in concomitanza della coil, tac, buttiamo un po' di liquido all'interno del capovolgiamo, semplicità, andiamo a stringere, ci vediamo in front of con la prova di svap. Benissimo. Ok, benissimo. Quindi
stavamo dicendo prima, no? Adesso un attimino devo regolare i wattes perché non l'ho fatto e quindi scusate. Cosa vi posso dire di questo atomizzatore? Che ci ho fatto un po' di prove. Ho provato sia la punta da 2 che la punta da 2,5. Come sapete, facciamo provare la giaccona. Come sapete, io non sono come Stefanello che svapa lattacchiosi, aromi scuri. Io sono più per i tabacchi chiari, quindi tutto quello che è tabacchi orientali, Virginia e anche qualcosa di sintetico. Come dicevo, messo la punta da 2, anche complessa, con le coil di Waffom, le Elba, ma non mi soddisfava. Ho provato a mettere la punta da 2,5 in Cantal 28, ma non mi soddisfava. Allora cosa ho fatto? Sentendo alcuni pareri, ho deciso di comprare un Ni 80 28 gauge, che non avevo, e provare con la punta da 2,5, mettendoli all'interno il Madagascar Reserve, questo aroma nuovo. Si sente decisamente che, per quanto mi riguarda, è un atomizzatore per cremosi, quindi per liquidi cremosi e dolci. Fino ad oggi avevo la punta da 2,5, prima ho provato a fare appunto la punta da 2,25 che non avevo mai avuto prima, l'ho preso. Devo dire che rimane sicuramente una coil un po' più tra virgolette bassa, perché non è la classica coil da 90 un ohm come si tende ad utilizzare. Mi è uscita fuori quasi una 65 ohm, però il socio Giaccone dice che rende bene. Adesso vediamo un po' come lo sento. Allora, Madagascar Reserve è la prima volta, probabilmente che lo provi la prima volta, mi ricordo se sì, è nuovo. È nuovo da quanto? Da poco? È da poco, però sì. Allora, è la prima volta che lo provo. È diverso dall'altro Madagascar, eh? Sì, così è sempre. Decisamente diverso. Sì. Molto buono, devo dire. Adesso, vabbè, parlando del liquido qua, non l'ho mai provato, è la prima volta che lo provo, però sembra che venga fuori molto bene, molto buono. L'atom probabilmente dà bene, fa venire fuori bene l'aroma. Posso dire della riosità? Beh, io ho messo dentro due pin da 1 mm, quindi è come se avessi fuori da 2 mm. Sì, poi adesso i calcoli giusti io non sono capace a farli. Vabbè. Però non è proprio da 2 mm, è qualcosa meno. Okay. Perché con i due da 1 e 2 diventava troppo arioso, mentre con i due da 1 sta un bel tiro giusto, non è né chiuso né aperto. È una cosa. Direi che la riosità in questo preciso momento, come l'ha messo giù il visello, mi piace. Se ci sono altre opzioni, ci sono altri airpin, direi che la cosa è precisa. Lato mi piace molto anche da vedere, è un po' industrial, stile industrial, cioè. Sì, anche la ghiera con questo è qualcosa dell'aria. Questo qui è il forellino, sì, l'airpin dell'aria, sì. Però sembra un ingranaggino. Ce n'è due, perché ce n'è uno da una parte e uno dall'altra. E sembra però un ingranaggino, quindi è un po' stile industria, non so, una roba del simile. Comunque mi piace molto, il colore è molto bello, un gun metal, sì, bellissimo. L'aroma esce bene, l'aria mi piace, preso. Cioè, io non lo prendo perché c'è da rigenerare, però consiglio, ecco. Io, poi lui lo conosce meglio, quindi ascoltate lui. Una cosa bella di questo atomizzatore, a parte il prezzo che costa veramente una cifra irrisoria, perché lo trovate intorno ai 50 euro, è il tiro, che ha un tiro silenziosissimo. Perfetto, no, è vero. Cioè non si sente quasi quando fate il tiro, no? Scoppietta un po', scoppietta, perché comunque la resistenza, certo, si scalda e deve scoppiettare. Poi, certo, a me è venuta piuttosto bassa, quindi si sente un pochettino di più. Ma se restate intorno, secondo me, agli 0,80, è la coil giusta. Poi ognuno ha i suoi gusti e de gustibus, è ok, però per quanto mi riguarda fare magari una 0,08 era molto meglio. Mi è uscita una 0,65 e va bene uguale, per la carità, è un cremoso, lo scaldiamo un pochettino di più e rende. Il vetro si scalda un filino se siete diciamo persone che continuano a tirare tiri ossessivi. La parte della, io la chiamo campana, quindi la parte superiore al deck, quella no, quella tiene abbastanza bene la temperatura. La cosa valida di questo atomizzatore qual è? È che io mi tolgo il mio tank, lo rovescio, non perde assolutamente una goccia, e posso andare a controllare
la mia resistenza, o il cotone se è troppo poco bagnato, è a posto, lo devo sistemare e così via. Che figata! E una volta che io ho fatto il mio controllo, vado a reinserire ad incastro. Perfetto. Due o-ring che tengono e tengono veramente bene. All'inizio io, forse non so se per errore o che cosa, avevo riscontrato delle gocce nella parte inferiore, che però adesso non ci sono assolutamente. Quindi forse ero stato io ad aver magari bagnato troppo il cotone e allora ha perso quella gocciolina. Direi che a me è bello, ma anche questa cosa qui mi ha un po' impressionato. Cioè? Del tirare via non gocciola. Bello. Non perde assolutamente, non perde una goccia. Ci sarà qualcosa. Perché adesso io sicuramente lo spiegherò male. Però il concetto all'incirca è questo: nel momento in cui tiri l'aria, si forma all'interno della camera una pressione tale che, oltre a asciugare il cotone, viene giù il liquido che bagna il cotone. Ho capito. Quindi se tu lo togli e non tiri, lui non perde. Come se ci fosse l'aria chiusa, dai. È come se adesso fosse chiusa e tu, come tiri, si apre e in automatico ti bagna il cotone. Bello, comodo. Mi piace, non lo prenderò mai perché devo rigenerare, non ho più voglia, però è un ottimo prodotto, anche il prezzo. È una cagata rigenerarlo. Anche il prezzo, sì, lo so, ma io non ne ho voglia. L'atto è molto buono, lo consiglio, anche se è lui che dovrebbe consigliarlo. Ve lo consiglio, prendetelo perché è molto, molto valido. Salutiamo tutti, seguiteci dappertutto e ci vediamo al prossimo. Ci vediamo al prossimo video e bentornato Visello. Va bene, ciao. Ciao.